La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Ben ritrovati a tutti da Francesco Amodeo. Ieri nella sala stampa della Camera dei Deputati è stata annunciata la nascita del Partito degli Agricoltori e Pescatori. Noi Agricoltori e Pescatori. Questo il nome del nuovo partito che avrà addirittura la possibilità di correre alle prossime europee bypassando la raccolta firme, una raccolta firme che sarebbe stata ovviamente proibitiva, per non dire assolutamente impossibile per quella specifica categoria, soprattutto per un partito appena nato. Invece noi agricoltori e pescatori verrà ospitato all'interno del contenitore Libertà, che è un contenitore che ospita diverse sigle di quello che potremmo anche definire un fronte antisistema. Bene, con questo accordo noi agricoltori e pescatori sarà presente alle prossime europee. All'interno di questo partito ci sono alcuni dei leader o comunque degli esponenti riconosciuti della protesta dei trattori di questi mesi, il segretario nazionale Mauro Beccari, che è stato addirittura a Bruxelles quando è stato circondato con i trattori il Parlamento europeo. Credo sia questa la novità più importante delle prossime elezioni europee. Non c'era un partito dedicato agli agricoltori in Italia dal 1920, è stato invece creato un partito simile in Olanda alcuni mesi fa ed ha vinto a tutte le elezioni provinciali, veramente una vittoria imprevista e schiacciante. I sondaggi dicono che oggi un partito dedicato interamente alle istanze degli agricoltori e dei pescatori, fatto da persone che vengono realmente da quel mondo e che da quel mondo vengono riconosciute, può valere una percentuale a due cifre. Staremo a vedere, noi agricoltori e pescatori, un nuovo partito nato in Italia. Approfondimenti sul sito francescoamodeo.it. Un caro saluto a tutti. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.